Io vi do il benvenuto a questa serata speciale. È una serata speciale per due motivi. Allora, lo è, ve lo dico, a livello personale mio, perché sono molto contenta di essere qui a distanza esattamente di un anno dalla presentazione del precedente libro, della precedente raccolta di poesia di Giovanni Monaco, a cui farei subito un grande applauso per questo dono poetico che fa a Chiaromonte e non solo a Chiaromonte ogni anno, perché è un lavoro, diciamo, molto importante e molto faticoso anche quello di mettere insieme ogni anno in una raccolta diversa i versi che poi raccontano i ricordi di un'intera vita legata a questa terra. E diciamo, è un momento particolare anche per me, perché in realtà dovevamo essere qui un anno fa in occasione della presentazione degli altri libri, poi per un motivo, insomma, personale legato ad un infortunio non riuscì ad essere qui, e quando Giovanni Amendolara mi ha chiamato quest'anno e mi ha detto che un'altra volta il 23 agosto avremmo presentato il suo nuovo libro, la sua nuova raccolta, ho detto sì, ci devo essere assolutamente, perché se lo merita Giovanni Monaco, perché se lo merita e perché quello che fa e quello che pubblica ha un valore davvero straordinario. Seggi Spagliat si chiama, scusate se non lo pronuncio in maniera perfetta nel dialetto chiaromontese, però questa raccolta si chiama Seggi Spagliat e arriva dopo altre tre raccolte, in particolare nel 2021 a Figurelle, nel 2022 Me ne rimasto in Ducor e l'anno scorso ed a Revève Natal. Poi Giovanni ci spiegherà in quale posto, no, della memoria e dei ricordi e di questa grande storia fatta di piccole storie, di piccoli ricordi, si colloca questa nuova raccolta. E la racconteremo, oltre che con l'autore, assieme a Giovanni Amendolara, che è un po' il factotum, posso dire, posso chiamarsi così, di questa non solo presentazione a livello organizzativo e logistico, ma di questa raccolta, e non solo di questa, anche delle precedenti, e lo faremo grazie all'interpretazione, se vorranno, anche a delle riflessioni sui versi che hanno letto, e alcuni poi li andranno anche ad interpretare, di Rosa Ciminelli, in rappresentanza, lo abbiamo detto anche qualche sera fa in occasione del memorial, della Biblioteca Comunale, dell'attivissima Biblioteca Comunale. E grazie a lei e a tutti i volontari che animano la biblioteca comunale, e un ringraziamento anche al comune, c'è la sindaca Valentina Viola per averla creata e attivata, e insieme al dottor Giovanni Dolcetti. Sarà un ottimo interprete questa sera dei versi di Giovanni Monaco. Io passo subito la parola a Giovanni Amendolara e ringrazio anche lui, perché Giovanni Amendolara fa tante cose anche e soprattutto per Chiaromonte, per questo paese, però ha una caratteristica in comune con Giovanni Monaco, diciamo che a Chiaromonte chiamarsi Giovanni è una garanzia, diciamo subito così, è una garanzia di qualità, io non voglio... sarà il santo patrono, però chiamarsi Giovanni è una garanzia di qualità. E io ti volevo fare i complimenti, perché è molto importante il progetto di narrazione che tu stai portando avanti, spesso anche, come dire, quasi in silenzio, no? Nel quotidiano, raccontando i ricordi e le storie di Chiaromonte e regalando a queste storie, nel modo che hai di raccontarle quasi quotidianamente, regalando e donando a queste storie la dovuta legittimazione, perché spesso ci dimentichiamo che quello che abbiamo davanti agli occhi, che abbiamo vissuto noi in prima persona e che viviamo nella nostra quotidianità dei nostri piccoli paesi, è fondamentale, così come la grande storia. Le piccole storie lo sono forse ancora di più, perché ci appartengono. Quindi grazie per il lavoro che fai e ti passo subito la parola. Raccontaci come nasce questo libro e che lavoro c'è stato dietro. Prego. Buonasera, sono felice di vedervi come ogni anno numerosi, ed è il primo ringraziamento che voglio fare anche a nome di Giovanni. Questo libro è partito proprio col desiderio di raccontare una Chiaromonte che non c'è più,
e che, come diciamo noi Giovanni, è quasi dimenticata. È quella Chiaromonte sofferente che dal grande sacrificio, è quella che racconto quasi diciamo tutti i giorni tra i social e i blog, proprio perché, come diceva anche Maria Paola, è giusto che la storia venga, diciamo, oggi come oggi, che è molto importante, che in certi aspetti quasi la si vuole dimenticare, ci debba essere sempre qualcuno che in qualche modo, anche con piccoli aneddoti, la ricordi, affinché ci aiuti anche a non ripetere degli errori, che sono una cosa importante, e anche e soprattutto a ricordare chi non c'è più e che ha reso questo paese, io lo chiamo sempre il paese più bello del mondo, perché sì, vabbè, è una cosa campanilistica, ma comunque diciamo che ci sta. E quindi il libro nasce proprio col desiderio di raccontare la sofferenza, quello che portava la sofferenza, quindi l'unione tra i rioni, che era una cosa importante. Addirittura diciamo che un vicinanza una volta era come ogni vicinanza era una famiglia, e per questo mi piacerebbe ricordare un rito del quale ho parlato qualche mese fa per Pasqua, che era un rito uccellato, e è uno di quelli che racconta bene questa, diciamo racchiude bene proprio seggi sbagliate, che praticamente quando si faceva uccellate, quindi il giovedì santo, c'era un rito da rispettare, un ordine sequenziale da rispettare, per tradizione e per devozione, di cui il primo che si sfornava, proprio il primo in assoluto, era per Gesù Cristo, che era da portare in chiesa, da far benedire. Poi il secondo era il capofamiglia, il terzo era per la mamma, i quarti, che erano i pupoli trastanelle, erano per i bambini. I restanti erano pallari la misericordia, così dicevano una volta, che erano per chi non poteva permetterselo. E purtroppo Chiaromonte di poveri ne ha avuti tantissimi. Ha avuto una grande storia, ma ha avuto anche della gente che con grande sofferenza e grandi sacrifici ha reso grande questo paese nei suoi anni. E non solo per questo. Quindi seggi sbagliate, che sarebbe il rito della seggiola quando si sposavano, è una cosa che sta a cuore molto a Giovanni, perché un ricordo che aveva da bambino e che conserva caramente questo ricordo da bambino, quando si sposava qualcuno e la prima cosa che si faceva si portava la seggiola. Tutto vicino si portava la seggiola alla casa della zia, perché proprio per questa unione che c'era in due vicinanze nei rioni, perché chiaramente non possiamo dire che ogni rione che aveva era un piccolo paese, e quindi si sentivano quasi dopo che aveva portato la seggiola buona, sapeva la città, avere poi assaggiato con vetti, dolci, la zite e altre cose delle quali vi parlerà Giovanni. Una cosa della quale proprio voglio parlare, della quale proprio siamo stati d'accordo io e Giovanni, è il fatto che si presenta quasi come un contraddittorio al famoso familismo morale di Bambit, del suo libro che scrisse che pubblicò negli anni 60. Perché la solidarietà a Chiaromonte non era e non è mai stata difficile, ma è stata sempre di cuore, ed è una cosa bellissima che ha caratterizzato il nostro paese, e spero vivamente che possa continuare così, seppur i tempi sono cambiati, i tempi sono, diciamo, anche nel benestare, perché rispetto a come stavano giù anni i nostri nonni, diciamo stiamo bene oggi come oggi, grazie a Dio non manca quasi a nessuno. Spero che Chiaromonte si contraddistingua sempre per il bene comune che ha avuto anche rispetto ai vicini, come i paesi vicini, e anche nelle situazioni che l'abbiamo visto con la Croce Rossa, con la Protezione Civile, si è sempre contraddistinto e sempre stato il primo ad alzarsi e partire per dare la propria mano e la propria solidarietà. E questo voglio dire grazie infinito a tutti i chiaromontesi, e spero che la storia possa aiutare a continuare ancora e a rendere sempre ancora e sempre più bello questo il paese più bello del mondo, e vi ringrazio. È vero, io aspetto sempre che finisca l'applauso, perché è giusto che l'applauso sia per chi parla, naturalmente. No, tra l'altro volevo farvi notare che stasera la seggia sbagliata l'ha portata proprio Giovanni Mendolara. Non erano proprio sbagliate, però diciamo
facciamo finta di non vedere quelle della platea. Allora, prima di darti la parola, Giovanni, io ascolterei, sentirei questa poesia, no? L'ascolterei, insomma, interpretata, decantata da Rosa Ceminelli. Quindi, la poesia che dà il titolo alla raccolta, Seggio sbagliato. Se vogliamo passarle il microfono, eccolo là. Vabbè, diciamo che ci provo. Seggio sbagliato. E chi non ha via due seggi in giù da casa? Pur che erano sbagliate o mezzo sciullate. Se ci aspettavano quando si venivano a prestare quelle buone, quando si sposava anche uno cristiano. E per tutto il paese vedesse processione di guaglione con una seggia in capo e nata a mano. Caino diritta allo municipio vecchio. O che facciamo per non combietta? Ne sdranavamo come o ciucci quando carriavano gregne. Ma noi non avevamo i cangelli, ma due mani zinne zinne. O quanti era dolce che lo combietta, se aveva sa fortuna di carriare seggio. Allora, perché... Da cosa trae spunto, no? questo titolo e questo contenuto, questo ricordo? Perché? Innanzitutto grazie della vostra presenza, grazie a tutti e anche a Paola Verdaldito che ci ha dato questo piacere di vederla qua tra noi, perché niente, meglio di lei non avremmo potuto avere altro qua per presentare questa serata così, quindi grazie. Allora, Seggio sbagliato non è altro che, diciamo così, il titolo è nato proprio per il ricordo di questo, di queste sedie che venivano prestate. Quindi, niente, da lì è nato tutto questo libro e difatti la preparazione di un matrimonio avveniva prima con la presentazione della dote, dopo quella preparazione del posto dove facevano i festeggiamenti, dopo il rito effettivo del matrimonio e dopo la famosa settimana da zitta. Qualcuno se la ricorda, settimana da zitta. Quando venivano chiusi in casa, nessuno si ricorda di questo, certamente. Allora, io nell'occasione vorrei appunto leggermi proprio a settimana da zitta. Così almeno avrete occasione di farvi venire in mente com'era quel momento lì. Nessuno si ricorda di questi momenti qua. Franchino, tu che alla mia età avresti dovuto così dire alzo la mano, sì è vero questo. Niente, io vi dico. Il pubblico se vuole può ovviamente intervenire, anzi dopo chiederò anche delle informazioni. Vi leggo invece un giorno da città, cioè come avveniva il matrimonio. Quindi e partire con un passo da soldare a città, allora uscite e la mamma Nanza è che l'ha presa e dritta a pigliare città, che aspettava tutta contenta Nanza alla porta sua, vestita di anche tutta incerchiata sul tuo braccio da terra. Lo sguardo indrucerto e a precisione si mette in moto. Si t'annanzo che a te e si t'apriesse che a mamma, fino alla chiesa, e si sposava. Ma la festa, cominciava molto i cristiani, chi ha giacchetta e chi no, ma usti a bucco un po' di banchetti. Municipio vecchio, pronto in tavola, ma caruno da uscita, non poteva mancare. Già metto gli occhiali. Tranquillo, assolutamente. No, io intanto insomma approfitto per intrattenere. Oggi, correggetemi se sbaglio, la settimana Razzit significa un po' il contrario di quello che significava prima, nel senso io so che fino a qualche anno fa, qualche decennio fa, la settimana della Razzit era quando i due sposi si chiudevano in casa per una settimana, immaginiamo a fare cosa, no? Ovviamente. La settimana Razzit oggi in realtà si dice quando i due sposi non mangiano mai a casa loro perché vengono invitati da tutti i parenti, è vero? È vero? Sì! Sì? È vero? Prego.
da capo, Giovanni. Vediamo cosa. No, no, da capo, da capo. Vado da capo, ci vedo meglio, dai, va bene. Allora, Ujordati. E partire con un passo da sul dedo, uccidete Nanza, la mamma Nanza. E quella ci ha preso, dritta a pigliarsi. Ti aspettavo tutta contenta, Nanza, la porta sui, vestito di anche, tutta in gepriete, sotto grazie da terra. Uno sguardo in crocetto e la precisione si mette in moto. Si ti annanzi che attende e si ti apprisca la mamma, fino alla chiesa, e si sputava. Ma la festa incominciava molto i cristiani, chi ha giacchetta e chi no, ma lo schiavuto nella sacchetta non poteva mancare. Municipi vecchi protentavano, ma carone di zitto non poteva mancare. E non piatto, e due, e tre, e poi per un'ora e più. Dato un momento fa che ci piglieva un patrone. Appena sentì attorno la carne, ustiavutti si da sacchette da solo e si stendì sopra i genoni. Non per salute, ma per ci mette più carne caputina. E in dal momento si finì. Ma noi guaglioni aspettammo i dolci con un nastro. O quanti erano belli. Ma chi erano fuori a cogliere pire per cotta e per ne fuori. O quanti erano belli. Questi erano le orne della cieca per noi guaglioni. Atacamo. E vanno tutto quanto alla circa, con vestito nuovo, che annaccherà lo cuore, del roggio allo puzzo, e si scordano di sopportare un schiavuto che si mette a casa. Ecco a cosa serviva il fazzoletto. Ecco a cosa serviva il fazzoletto. Non poteva mancare, quindi... Effettivamente sì. In tutti i modi, per fare da breve, cioè la mia... Volevo confermare la mia chiara montosità o lontanità continuando a scrivere queste cose qua, sperando che nel tempo qualcuno li apprezzi, perché giustamente non è facile, anche perché il dialetto è cambiato e non è facile anche interpretarlo, leggerlo, e quindi ci siamo con Giovanni, abbiamo fatto di tutto per farci la traduzione, avere la possibilità che tutti potessero comprendere quello che abbiamo scritto. Però un conto leggerla in dialetto e un conto leggerla in italiano. In tutti i modi grazie della vostra presenza e spero che il prossimo anno di avere ancora la possibilità di presentare ancora un altro libro. La materia c'è, pronta da macinare, quindi non ne parliamo. Niente, passo... Beh no, la trilogia l'abbiamo superata, di solito anche a livello cinematografico si fa la trilogia, anche in letteratura. La trilogia l'abbiamo superata almeno 5, poi oltre va bene lo stesso, però al quinto lo dobbiamo fare. Abbiamo cominciato a parlare della tradizione del matrimonio, il giorno della sposa, la settimana della sposa, però ci sono in molte poesie, ho notato, molti ricordi ovviamente... da bambino, no? E quando siamo piccoli ci colpiscono soprattutto anche le leggende metropolitane, le chiameremmo, no? Anche se siamo in un piccolo paese, i momenti anche più brutti in cui ci spaventiamo, le cose che ci spaventano, e quando questo accade, quel determinato luogo che noi abbiamo conosciuto per magari una leggenda, no? Che ci spaventava, anche quando diventiamo adulti, ci fa pensare a quel ricordo, e uno di questi luoghi, se non sbaglio, è Utul, no? Dottor sì. Dolcetti. No, no, niente. Ah, dopo, quindi sì. abbiamo tante poesie da leggere. Allora, questa è una leggenda che non è che la conosco solo io, la conoscono tutti, cioè quelli della mia età, tutti si ricordano. Commentiamo dopo. Certamente. Niente, no. D'accordo. Io vorrei dedicare invece a tutte le mamme questa poesia qua, perché io l'ho scritta proprio per ricordare quanto le mamme nostre ci tenevano, erano come gli occhi, mamma nostra, e ho scritto a io. Allarga il cielo e fa cocò. Da un momento l'amore de pollicina. E se va una muce. I scegli se basse, i pulicieri sparisce. I mamma nostra erano tutti io. Niente, le nostre mamme ci proteggevano anche a distanza.
ma quando ci chiamavano sembravano proprio delle otto, cioè appena arrivavamo erano così, così claro, così dolci, anche se spesso quando erano tanti figli era difficile accudire tutti quanti, quindi, però le madri di una volta sono come quelle di adesso, non sono cambiate, vero? Certamente, grazie. Certo. Poi ad un certo punto racconti di un grande spavento, di una grande paura, no? Di cosa? Lo vogliamo leggere? Certo, lo leggo. C'è Raffaele di Sario, che giustamente ho ricordato un momento di vita dove c'era l'albergo loro, dove c'era un dentista che veniva spesso a togliere i denti, ma in crudo, senza iniezioni. Vediamo se la trovo, che la leggo. Pagina ecco. Allora, il titolo è Un ricordo brutto, dedicato a Raffaele, visto che è qua. Tante volte quando passavo per sotto l'albergo d'Italia a Mastello, o virne è pure la stagione, se sentiene di quelle gride, ma di quelle gride, fa che ci diano pure. Ieri un dentista che aveva niente in gru, alle prove di schiena senza iniezione. Ieri peggio da Pacone, ma ricordate da Pacone. Su conto mi è stata mi porta presa, da quando c'è ci porta. Da quando c'è ci porta lì. Mi venne un tramuzzo solo a ci pensare. Arrivava su lei, che guardava il muro, e l'unica cosa che diceva, no, ma lui. E così è fatto con me. Nell'uve dragante che era appena caruello, non vi dico che c'è passato. E cominciato a scaffè, uno che mi teneva anche e io che credeva come un pace. E continuava, e si incazzava pure. E nato qui, che è nato qui. Fino a quando mi ha luvato? Mi si pette mezzo la faccia. E 15 giorni che la faccia uscire, e solo appena sponge andato. Ieri più cianghiere che dentista qui. Che ricordo brutto che mi resta. Ho non sa come si chiamava, e una donna veniva. Ma mi pare che io ando un birro. Che le viganga le povere cristiane per festa malamente. Chi ha avuto la stessa esperienza? Non credo. Qualcuno ricorda il nome di questo macellaio dentista? Nessuno? Franchino, sempre ti interpelliamo. Veniva da episcopia? Ah, ok, va bene. Comunque non ricordiamo il nome di questo dentista, va bene. Dottor Dolcetti, prego. Quale poesia leggiamo? Allora, proviamo a essere un pochino più meno rilanciati, insomma. Questa a me è piaciuta particolarmente, si chiama Un fucular di poveriello. Due seggi sbagliate tutta settata, un cioppone che avurciava piano piano, una pignatella nigra di savul, una camastra, una poveriella pezzata, un'uia da fuoco, una paletta, una tizza a fuoco, un treppiede a pisa, una molla, un capafuoco sdranato e una lucella di creta appiccicata. Non c'era posto per la gradiglia, tanta carne alla rusta, non la viene. O ruscella che la pomodorella la facciamo sopra i carruni e lo mettiamo da sguincio. I fuguari nostri erano tutte frate, oh come si assomigliava. Quello che ha detto prima Giovanni, ovviamente, che c'erano, insomma, c'erano persone che avevano molto bisogno all'epoca, anche si viveva in povertà, però c'era una cosa che spesso, magari non a Chiaromonte, però spesso nelle nostre comunità oggi manca, che era la solidarietà. Assolutamente sì. Allora,
veramente nella miseria, insomma, non tutte le famiglie stavano male, però la maggior parte, i contadini, chi lavorava la terra, quanti avevano tutti il bisogno l'uno dell'altro, quindi spesso si scambiavano pure l'aglio, pure gli scorci dell'aglio, questo era il detto. E dopo c'era un altro detto che diceva, pure la regina, ce n'è bisogno dove ci. Questo è un detto che non verrà mai passerà mai di moda, perché secondo me anche oggi c'è bisogno della solidarietà di tutti, cioè bisogna avere da essere così coscienti da aprire gli occhi e guardare chi ti sta vicino. E spesso noi chiaramontesi l'abbiamo avuto sempre dentro questo bisogno di aiutare gli altri. E invece, parlando come diceva prima, Banti ci buttò tanta cenere negli occhi, ci fece male. E no, non era così. Mi piace ricordare una cosa che mi è rimasta particolarmente impressa e nel precedente libro o in quell'altro ancora, perché questo qua non è un libro fine a se stesso, quello che stavo dicendo a lui, questo qua è un... Giovanni, la cosa bella è che sta facendo un affresco di Chiaromonte come era quando lui aveva 10-12 anni, cioè negli anni 50, a metà degli anni 50, a fine anni 50. È spettacolare che con una memoria straordinaria, storica straordinaria, vivida, riesce è come se avesse fatto una fotografia di tutti gli aspetti sociali, familiari, delle tradizioni, un affresco di Chiaromonte di quel periodo storico. È una delle cose che mi è rimasta in uno dei libri precedenti, era lo spartiamo pur un niente che non avevamo. Ci si spartiva anche il niente. Questa era la vera solidarietà, con la buona pace di Edward Benfield e del suo familismo morale. E questi concetti vengono ripresi in molte delle poesie contenute anche in questo libro, come una che vuole leggere Sorosa, a pagina 72, a un certo punto dice non si gettava niente, manga d'ore, no? Di che cosa, Rosa? O pane cotto de mamma mia. E grappiava la cascia e pigliava da una scurtella quattro curusche di pane tosta. Pigliava una caffarella di creta rossa, ci metteva un picco d'olio, una sponzala, un zafferaniello crusca, una pomodorella appesa e faceva frie un picco. Prendeva con una langella d'acqua e faceva volo con rigine e pulire per 5 minuti. E poi ci azzuffava il cuscariello del pane. E da 2 minuti era pronto il pane cotto. Oh, che adoro! Oh, che sapore! E chi se solo andava in nata per ne caudia lo stomaco. Ta non si gettava niente, manca adoro. E ne contava marra sul fuoco e avorio che scava in due mercato. Tra l'altro queste poesie, non solo come dicevano anche prima, non solo quelle contenute nell'ultima raccolta, sono una grande dichiarazione d'amore anche alla tua famiglia e ai tuoi genitori. Certamente, infatti ho cominciato, il primo libro è dedicato proprio ai miei genitori e al paese, quindi sono i due amori più grandi della mia vita, sono i miei genitori e il nostro paese. Io, anche se sulla scaletta non c'è, volevo farvi sentire i suoni dell'orto, perché io quando ero piccolo spesso dico a Tana in da lui non è che a sapere, ma se te lo so puzz e senti tutti i rumori, tutte queste punte qua, che forse nessuno ci ha fatto caso a queste cose. Io ce l'ho ancora
nelle mie orecchie che sento i gridi che fanno. Cioè, perdonami, non sono abituato. Ve la leggo, dai. Questa è l'acqua da piscina mia. La notte, la luna è tutta a in me. Dell'acqua da piscina, con l'orto tu corge me. O sole appena si è causato, passa a buttare nel nuovo tuo staccione. La festa in comunità. Una cicchiera sopra la ficca che ha battuto il tempo. E si mette la sole. La piscina che ha crangasso, un grillo con fuschetto, un rospo con trombone. Tre raganelli con chitarra, due calandrelli con mandolino, un ruganetto con tappone, due passarelli con clarino, due vetracci che cantavano, cinque che zumbavano, da sopulita a sopopizza. E nato quattro che ballavano, polca, tarantella e quattrini, fa con tandezza di due sorelle che aspettavano un complemento, da polla e fattare. E da suo matrimonio nascevano e crescevano tutti i punti che l'orto poteva. All'ubattezzo ci potevano i sulle gente che viene corazzata. I cristiani buoni avvenivano sulla cammina. Oh che musica che si sentì tant'anni fa dall'orto mio. Per accorgerti di questa musica e di questo matrimonio, no? Come dici tu, il matrimonio è un tema che ritorna in questa raccolta anche a livello simbolico, ci vuole una natura che parla, ma ci vuole anche una persona che sa ascoltare, no? Oggi abbiamo forse un po' perso anche la capacità di ascoltare questi suoni. Infatti, niente, ma forse perché sono nato con questa indole. Che io metto a parlare pure chi Peter David, cioè forse questo è il mio merito perché ho scritto questi libri qua. Sono nati proprio da questo ricordo meraviglioso che ho della mia infanzia. Niente, nulla mi è scappato. E se Dio vuole, il prossimo anno, sto già preparando il libro per il prossimo anno. Libro per il prossimo anno, io so che c'è anche una raccolta, diciamo, in preparazione di poesie solo non in dialetto. Certamente, ne ho scritte tantissime in italiano, però non voglio sembrare il poeta di turno di questa situazione qua. Io più che poeta mi sento come si dice, uno che racconta le storie passate, cioè i miei ricordi li ho trasferiti a voi, tutto lì, è questo che voglio, è questo il mio intento. E io prima di andare avanti... Non voglio essere considerato poeta, qualche bella poesia l'ho scritta nel primo libro, c'è qualcosa che veramente mi sta a cuore, come quella sul paese, due o tre poesie sul nostro paese che mi tengo nell'anima, veramente, quindi quelle mi sono care. E prima di ascoltare, possiamo adesso, dottor Dolcetti, Utuvolo? Volevo fare una richiesta a Giovanni Monaco, a nome dell'associazione Il Sorriso, volevo chiederti, farti una richiesta, e cioè di partecipare con una tua poesia, ovviamente non siamo in giuria noi, quindi non possiamo giudicare, con una tua poesia al concorso Poesia Chiaromonte. Va bene? Quindi mandala al più presto, scegline una, poesia in dialetto, in lingua dialettale, quello che vuoi. Quello che vuoi. Sarebbe okay, promesso. Dopo che hai fatto quattro libri. Ma non sarà poesia per Chiaromonte in così. Li disconosciamo. 285 poesie. Ancora. 285 poesie. Prego. No, a proposito del fatto che Giovanni era molto sensibile ai fatti, alla natura, ai suoni della natura. Mi piace molto. Uvirno in un mercato. Voglio e punente, chiss erano uviende che passavano innanzi alla casa mia. A voglio ti chiamava e una voce con una voce aduce. E ti trasin di orecchie. O punente non si faceva mai sente, ma quando il sì gli stava in terra. Solo quando vediese oscillicella si è ammucciando un mercato e aspettavano di un cacca a neve. Una ammunzellata
e quell'altra asciullava e a Tanama piglia a governare se ne viene città città vasce senza che si fa vedere chi si era un governo in un mercato camminava virna camminava voria opponente sempre di fritti che si morì. I mazzi di spighe di grano, mi devi dire come si legge questa? Vai, vai, prego, prego. Il boffo, boffo. Sì. Eh no, infatti ho avuto difficoltà, io dico la verità, ho letto diciamo soprattutto la parte in italiano, ho provato a leggere ad alta voce la parte dialettale, però questo è un termine mai sentito prima. Quindi si dice? Boffo. Io è la prima volta che la leggo. Opera mazzettino di spighe di grano che raccogliamo in terra. Sì, tradotto è i mazzi di spighe di grano. Ok, aspetta, aspetta, ascoltiamo un attimo la cosa e poi spieghi, va bene? I boffo. Cauce corte, scarpa suota e caucette repezzate. Facciamo piette e pennine da quelle restucce. Papua e Lucia, fa che aspettavano a noi per se ne essi da fora. E s'appizzicavano alla povera gamma scurciata. E raccogliamo anche una spiga che avevamo rimasto in terra. E naspartiamo chi uccelle e facciamo i boffo. Quindi, spiegando... I boff non erano altro, appunto, noi dopo che avevano mietuto il grano, avevano raccolto i grani famosi, andavamo in mezzo ai restucci, sempre nelle condizioni che eravamo, che i cautono curti, che i causettero pazienti, la maggior parte eravamo in quelle condizioni lì, e raccoglievamo, facevamo questi mazzetti di spighe e andavamo a vendere. Ma il bello di tutto questo era... che non tutte le spighe raccoglievamo, perché alcune rimanevano in terra, cioè, ecco, quando dico ne spartiamo più il cielo. E in quell'occasione, credetemi, io qualche spiga la lasciavo in terra proprio il cielo. Prego, Giovanni. Mi ho fatto venire in mente il ricordo che c'è la mia nonna, Maria Carbonara, che era una tradizionalista su qualsiasi cosa. E quando si dopo mangiato, quando si mascottava un sale, lei non lo faceva mai in casa, lo faceva sempre fuori. Proprio perché dice che pure i cucciolotti hanno a mangiare. È sempre una cosa di solidarietà che erano montesi. Lei mi è venuto in mente questo ricordo. Ve l'avevo accennato l'anno scorso, e questa no, no. Quella famosa che avevo detto, avevo scritto sangue e sangue. Ve la ricordate? Ve l'avevo accennato poi. Ve la leggo, dai, vi faccio ridere perché dobbiamo alleggerire anche la serata, non, cioè non dobbiamo piangere, dobbiamo anche avere un momento di così, una pausa di felicità, dico io. O sangue e sangue, a così si dice una volta. Una volta i crapietti nascevano in duca tuoi e ognuno nasceva da chiesa. O crapietta non condoneta, nasce il ducatoio, ma da quando ne fa tu spettacolo, ogni uno nasce. New York si sparsa la voce, e ne tu ogni nero d'andonia, curre curre allo spettacolo, non è che con ogni nero d'età novita, e lo guardavano, la nanna paterna faceva, o sangue e sangue, assomiglia tutta la terra. Vea nanna materna, te non lo accetta la mamma, un frate da te, ni recce un nome. La sorella la mamma, i capelli sono ricci come che vuoi, sì. Oh, quanti abelli facevano ogni lei. Si crepa una porta alle spalle, e Gesù Maria, tutta contenta, con ogni lei in braccio, e dice, dietro vuoi farsi vedere un momento. E sogni lì, ti ho detto, ovvi, perché? Perciò a te. E Maria, hanno tre figli a una cristiana da te che è?
e la nonna paterna faceva usanghi e sangue. No, ma continuiamo ad alleggerire, qualche altro aneddoto divertente che vuoi raccontare, che hai raccontato attraverso le poesie? Qualcosa di divertente? Qualcosa di divertente? Beh, una quella più corta che ho scritto è a Ciubetta. Qualcuno si ricorda? No. Allora, come è nato? Un quota ne ditta la neve, ma vuoi scusare? E ne è nata Ciubetta. Questo è quanto, vediamo se riesco a trovare qualcosa che possa. Beh, ma quella è un po' lunga. Che cosa? Quale? Quale? No, Giovanni, leggi tu qualcosa. L'anno scorso. Facciamo così, allora prego dottor Dolcetti, poi a settimana razzi utubulo, che lo sto chiedendo da mezz'ora. È arrivato, è pronto. Ah, okay. E poi ovviamente la poesia dedicata a Chiaromonte, prego. No, l'anno scorso, il libro di l'anno scorso che si chiamava Arrivava Natale, era improntato sulla religiosità del rapporto dei chiaromontesi con la religione, con i santi e con chiaromontesi gruppo santo per eccellenza, però non lo sono, cioè è una contraddizione questa. Gruppo santo, però un santo che hanno addurrupato lo veneriamo tutti i giorni nella Chiesa Madre, quindi c'è è controversa la cosa. Nell'ambito della religiosità ci stanno pure una serie di personaggi che stanno nell'immaginario comune, che non servono soltanto a spaventare i bambini, servono a parte che spaventano secondo me più i grandi che i bambini spaventati, ma servivano pure a giustificare, secondo me, delle azioni poco buone, delle scelte poco felici, delle cose che erano andate male, delle situazioni che erano andate poco bene. Allora era la colpa di un muracino, era perché a notte mi è venuto un lupo mannare, un pulmonare, a disturbare i tuoi sogni, perché c'era stata magari sei fatta un affascino alla tua persona o a qualcuno di famiglia, era anche una giustificazione, ma faceva parte dei fatti poco noti, comunque rappresentavano il bagaglio culturale della gente. Questa mi è piaciuta particolarmente perché è una storia, è come le storie che un patriarca, Nuseran, una ha raso un fuoco, racconta ai suoi nipoti. Ho visto Giovanni in questa forma qua, in questa veste. Si chiama Utuo, la contadina. Utuo. Se c'è la luna piena, d'Utulo non c'è a passare. O pulmonare te può pigliare. Chissà, ne dice a lui guagnone, quando fanno paura, se peppina vecchia bruciata. Se un batacone è fessiatore, che a chi fosse non ci punnerano. Mi dite, Giovanni, una volta mi c'è già trovato, erano tre. Come un fontanello, e gradavano come un lupo, e si imbruscinavano come porce, chi ne depila e cacuda. Me ne ci posta a fuio, o quando erano brutte. E da quella volta ci passa solo a mia zione, quando ci hanno i femmine ad assaggiare l'insulto. A così vediamo pure anche una scianca.
e diceva alla paesana: l'acqua dove tu non si può bere. Tre sono i fontanelli, a primi a ciubella, una bella placella. C'avevano crapo, secolo, porcia e cristiano. E non vuoi ognuno, quando è macchioso. A seconda, e a passeggerà. A terza, vunna là, non hai a toccare. Che là, che quello, dove si lavano i polmonari. E una furra d'acqua, essa come un sangue di un porco quando stai accedendo. Ma forse la verità è nata. L'acqua era quella di un pescito. E per chi si che si inigura? Ma mo quando ci passa, mi fermo e ne faccio una fotografia per vedere se sono ancora i polmonari. E vega ancora a recchia bruciata, ammucciata là della sala. Ancora oggi? Ancora oggi? Giovanni, microfono. Niente, dai, vi leggo questa. Questa è un po' particolare, però è significativa perché ha messo proprio, diciamo così, il timbro di quel periodo lì sui matrimoni come avvenivano. Quindi, e a settimana della città? Sì. Niente, era a settimana della città, quindi finita l'ultimo pallo. Anzi, devo fare gli occhiali anche. Asta bene la città e l'ultima tarantella vanno tutti quanti a cuppia a festi e finiti, ma non fissi si cannanza. Aspetta che